Grazie Presidente. Ministro, non c'è emergenza che non rappresenti un'opportunità per le mafie. Queste non sono parole mie, ma sono parole del Procuratore nazionale antimafia. Ed è vero se si considera che, ad esempio, l'emergenza rifiuti ha arricchito le cosiddette ecomafie, tanto più questa emergenza rischia di diventare terreno fertile per chi negli anni ha accumulato ingenti illeciti grazie alla forza intimidatrice ed economica che in questo modo tende anche a consolidare ancora di più a danno delle persone e delle situazioni di maggiore vulnerabilità. Chi si occupa da sempre di contrasto alla criminalità ci sta mettendo in guardia rispetto a questo rischio. Oggi ne ha parlato anche il Santo Padre. Quindi per questo sono a chiedere al Ministro in che misura e con quali strumenti intenda rendere concretamente efficace l'azione di prevenzione e di contrasto ai fenomeni mafiosi, in particolar modo ai reati di usura e riciclaggio di denaro. Grazie. Grazie collega. Le chiedo di cambiare il microfono in fase di replica, collega. Grazie. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha facoltà di rispondere. Prego, ministra. Signor Presidente, signori deputati, l'attuale fase di emergenza che stiamo vivendo sta incidendo profondamente anche sul tessuto economico e sociale. In tale contesto è necessario mantenere alta la guardia per scongiurare possibili rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nella fase di riavvio delle diverse attività economiche attualmente in sofferenza. In questo momento così delicato, l'attenzione delle forze di polizia è massima e ogni sforzo è volto a intercettare e contrastare le possibili nuove dinamiche dell'azione criminale e tutti gli uffici investigativi della Polizia di Stato stanno già realizzando una specifica attività di analisi sull'evoluzione dei modelli e sulle strategie operative delle organizzazioni criminali. La strategia di intervento messa in campo dalle forze di polizia fa leva su una complessa e approfondita attività info-investigativa volta ad anticipare ogni iniziativa di alterazione del mercato, di inquinamento del tessuto economico, di condizionamento dei processi decisionali pubblici funzionali all'assegnazione degli appalti. In tal senso ho dato indicazione per l'adozione di specifiche direttive al fine di richiamare l'attenzione sulle dinamiche societarie della filiera agroalimentare, delle infrastrutture sanitarie, della gestione degli approvvigionamenti, specie di materiale medico, del comparto turistico-alberghiero e della ristorazione, nonché dei settori della distribuzione al dettaglio della piccola e media impresa. È stata inoltre evidenziata la necessità di valorizzare le unità specialistiche, indagini patrimoniali della Polizia di Stato e di realizzare specifici focus investigativi nei settori delle concessioni pubbliche, dell'edilizia e dell'erogazione di misure economiche di sostegno emergenziale. A tal riguardo, l'attività di prevenzione può giovarsi anche delle risorse stanziate dal progetto PON Legalità, in particolare 14 milioni e 600 mila euro sono destinati alla realizzazione del progetto Sistemi evoluti per il monitoraggio e l'aggressione dei patrimoni illeciti, che prevede la realizzazione di un apposito sistema informativo utile a migliorare la capacità di analisi dei dati economici e finanziari e a rafforzare il sistema di vigilanza, monitoraggio e aggressione dei patrimoni illeciti. Attenzione dovrà essere rivolta verso determinati reati spia, indici di fenomeni di infiltrazione criminale, anche mafiosa, nelle pieghe economiche finanziarie, tra le quali l'attività estorsiva, l'usura, l'attività di riciclaggio, a cui si fa specifico riferimento nell'interrogazione. In tale contesto sono stati anche intensificati a livello centrale e periferico i contatti diretti con le maggiori associazioni di categoria operanti sul territorio, al fine di potenziare il monitoraggio dei casi di default economico e di individuare aree sensibili di intervento investigativo. Evidenzio anche l'istituzione presso il Ministero di un organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio e infiltrazioni nell'economia da parte della criminalità organizzata, costituito da rappresentanti delle forze di polizia con il compito di condividere conoscenze ed elaborare strategie di prevenzione. Da ultimo voglio dire che sto emanando una nuova apposita direttiva ai prefetti perché venga assicurata la massima attenzione alle attività di monitoraggio e flusso informativo in relazione proprio a situazioni sintomatiche di indici di rischi, perché il Ministero dell'Interno intende mettere in campo una strategia di legalità in chiave preventiva. La legalità e la sicurezza costituiscono la premessa per una convivenza civile e della garanzia dei diritti civili, capisaldi dell'azione dell'amministrazione civile dell'Interno.
Ha facoltà di replicare la deputata Vittoria Baldino, prego. Ministra, per la sua risposta che denota sicuramente un'attenzione e una consapevolezza da parte dello Stato rispetto al rischio, però mi permetto di dire che quando si parla di mafia forse l'attenzione non è mai troppa e quindi oggi le chiedo, Ministro, Presidente, tramite lei di assumere un altro impegno e parto proprio dalle parole del capo della Polizia Gabrielli che nella circolare che lei ha citato fa un'analisi lucidissima della situazione e parla del pericolo della normativa derogatoria in merito alle procedure di affidamento di appalto che potrebbero creare delle faglie e quindi delle aperture per la penetrazione del controllo mafioso, così come lucida la sua analisi quando parla dell'esistenza purtroppo di un vero e proprio sistema di welfare alternativo che in alcuni territori la criminalità organizzata ha messo in piedi arrivando anche prima dello Stato inevitabilmente perché proprio per la disponibilità di questa ingente liquidità. E quindi questo deve essere, va bene insomma accelerare, va bene semplificare l'accesso al credito, ma questo non deve significare derogare ai controlli. E questo deve essere un monito anche rispetto a quei governatori che in questi giorni stanno invocando un vero e proprio liberi tutti, via al codice degli appalti, via alle normative ai vincoli paesaggistici, alle gare europee, via la normativa antimafia. Presidente, questa è follia, è folle, pericolosa. E a tratti anche eversivo invocare una deroga tout court alla normativa antimafia in nome di una ricostruzione che può vanificare decenni di azione di contrasto alla criminalità organizzata. Quindi, Ministro, io le chiedo di assumere con noi questo impegno perché ora come non mai non dobbiamo, come lei ha giustamente detto, abbassare la guardia. Questa è una battaglia che si vince e l'esito di questa battaglia dipende dalle azioni che noi prendiamo in questo momento. E ne va della nostra dignità, ne va della lotta di donne e uomini liberi quali siamo. Grazie.